Che succede? Oh, buonasera, presidente Meloni, ma cosa fa con le candele? Sto creando il buio. In che senso, scusi? Nella storia c'è sempre stato un momento buio, sì, o no? Sì, sì, è vero. Come certo. Sbaglio? Sì, certo. Quando è certo. Stato l'ultimo momento buio? Beh, il fascismo, sicuramente. C'era no? Buio, eh? Sì, sì. Che buio che ma c'era. Ma allora, cosa... Io sto cercando telegram facsimile del no, buio. Ma no, ma perché? Ma come no? Ma perché? Perché? Ma come? Perché? Vabbè, ma non... Quando l'hanno fatta la Costituzione? L'hanno fatta nel... Nel 47. Nel 47, che sì. Che non lo sai sì. Neanche. E poi, ma sì che lo so. E poi? Luce. Eh sì, certo. Buio, sì. Fascismo, brutto. Costituzione, luce. Bello, no? Che e dopo sia... è arrivata la democrazia. Sì. Il voto alle donne. Certo. La libertà d'espressione. Bellissimo. Le manifestazioni, sai, tutte quelle boiate no, da no, sinistra no, che sono se gongolava no, no, la no. Manifestazione. No, no, non sono boiate, sono quelli diritti. Del buio, ti ricordi? Zitti, sì. Nenangolo, state zitti che abbiamo fatto il buio. Meno male. Non far vedere che abbiamo fatto il momento buio, fa finta certo. Di niente. Ma meno male, scusi. Tutto così. E vabbè. E ora che succede? Dopo tutta sta luce. Che succede? Ora siamo in un periodo in cui a sinistra... Cosa? S'ha flosciata, s'è mollata. Ha dei problemi, e ville, però. E terrazze, e gusce con i 30 miliardi di euro ma dentro. No, ma no, ma il no. Salone del libro, sì, le fiaccolate per i negri. No, calma, 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 sono ed cose ecco belle. Che arrivo io. E cosa fa? Oh! Cosa? Te stacco la luce. Ma perché? No, e no. Faccio un bucio de buio così. No, la prego, no, grazie. No, tolgo no. La libertà d'espressione. A Rai 1, a Rai 2, a Rai 3. Forse si... Ai travagli, ai padellari, ma non mozzi con la lingua alla grube. Ma non deve. E a tutti quei giornalisti belli che vorrebbero raccontare la verità. No, ma devono raccontare la verità i giornalisti. Ma dove cazzo perché credete che stiamo? Stia calma, presidente, stia calma. Siamo... nel momento buio. Ah, lei dice che siamo manganellata proprio... ai giovani che protestano in piazza, premierato forte, sindacato debole, quello... Mattarella bidello. Però scusi, così è tanto buio, Sì. Sì. Ma io faccio un gran buio. E certo. Io lo faccio come sacrificio, però. No, in che Me senso? Sto a sacrifica. Ma in che senso? Ma no. Per far risorgere la Schlein. Cioè? Che non sa dove cazzo andare, l'hai vista no. La Schlein? Vabbè, avrà non delle... ci capisce un cazzo. Ma non è perché vero. Ricordati che la democrazia dopo un po'. Si spegne sì, ha dei e problemi. Per risorgere più forte, più grande di prima che la visione ha sempre bisogno del momento buio. No, anche no, guardi, forse ce la fa che da quello sola. Che sta a crea io, appunto, più forte, più grande di prima. Ho bravo, capito. Grazie. No, grazie no. Hai visto che buio? Sì, lo stiamo vedendo. Non l'hai infatti. Visto il buio? No, non l'ho buio. Visto. Buio? Cosa? Cosa fa? Oh, mamma. Ti afferma con sta lingua. Seguitemi, panoramica, sì, bravo, panoramica così. Oh, mamma mia, stacca cose. Sull'altra. No, cosa ciao, fa regia? Amore mio. No, no. Ma chi è quello? Ah, certo. Lui? Sì. Papà sì. Di Bruno Vespa. No, no, no. Due gocce d'acqua, non è vero, sta scherzando, sta scherzando. È Mussolini sto giovane. Sto a far buio, fammi scherzare. È Mussolini giovane. Era quello. Giovane, qui era quando aveva fatto anche cose buone. Ma quali? C'aveva i capelli. No, vabbè, si sono quelli. Allora quello. Io dico... No. Buonanotte. Cosa fa? Buio! Buio. Siamo che siamo quasi, Zaia. Ancora un minuto e iniziamo. Ah, non è ancora iniziata. Solo, te prego, non parliamo mai da Sardegna. Non te prego, non parliamo. Ecco. O va via con le buone, o lo cacciamo noi. Ah, per favore, buone, dai su. Non diciamo queste cose. O cacciamo noi, o cacciamo noi. Che poi però, come cacciamo noi? Con che cosa? Questo è vero, ha ragione. Ti fai in sentiero? Il sentiero come Hansel e Gretel? Che cosa? Cioè lui segue il sentiero di Hansel e Gretel, canutea. Di pane nutella segue e cade dentro a buca coperta de fogge. Vabbè, ma non può scherzare così. Dai su ragazzi, siamo seri. Dai, siamo seri. Però è vero che ci deve essere un gruppo di leghisti che lo contesta. Altre idee? No, come altre idee? No dai, scherzo, ho scherzato. Che regaliamo una felpa rossa. E poi la mandiamo a Pamplona. Dai, su, si stanno giocare, divertendo, basta, ma credo giocare, che ci sia veramente basta, questa volontà stiamo, da parte stiamo di tranquilli, stiamo calmi, esatto. Tutti bei seduti sul fiume Po. Cosa? No, ad aspettare che passi. No, a portare il popcorn sul Po. No. Poi aspettiamo che passa con il popcorn. Popcorn? No? C'è un po' di si fa, comunque mi no, ma se fa per ridere anche a te, no, no, se lo dico. Quando comincia, va bene, grazie, basta, iniziamo la conferenza. Ecco, sentiamo la conferenza. Buonasera a tutti, con la notizia più bea. Che sarà?
perché a pista da bob se farà. Ah, parla della pista da bob. Questa è una notizia, beh, anche se abbiamo un budget più basso, ah, è più basso, perché siamo passati da 140 milioni a 80. Urca, beh, quindi molto più basso. Ora abbiamo 174 milioni. No, no, sento... no. Si dimostra quanti con i numeri. Camilla. 80, scusa, scusa, sì, 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 sì. Da 140 infatti, infatti a gara zone perché le mochama light. Ah, light, light è vero, come si chiama light. È caramelica, è presente, no? Quelle senza caramelle. Zucchero, senza glutine, senza grassi. Cosa c'entra? Ecco, anche a pista da bobs è senza tribune, no. Senza strade, senza ma parcheggio, ma no. Senza giudici e senza cronometri. Ma che gara pensate. È? Non è più una gara di bob. Dimmi, Todego. Come si fa a sapere chi arriva primo? Ha ragione, Toldego. Cosa... Se usa il vecchio sistema, il vecchio sistema, quale? No, basato sulla fiducia. I bobisti quando arrivano dicono, po' meno gomme sottot. Ma no, se lo sguardo è questo, ti te fidi, no? Perché è lo sguardo di gente che lavora. Ah, va bene, perché non è che il bobista vive del bobismo. Certo. Cosa cioè, sta così. Del bobismo. Se invece ti fa, più o meno gomme sottot. Va bene. E va su con sguardo, ti osgami. Ah, certo, ma non è un sistema per allora, fare però la cosa forte del nostro progetto che è che per la pista sfruttiamo il nostro bel territorio. Cos'è? Allora, questa che vedete, che mi ha portato il gran baga, è la cartina di Cortina d'Ampezzo con la pista da bob. Vedete qua? Sì. Parte a pista da bob, si fa un po' di curve e poi arriva, perché... Abbiamo poco budget, non potevamo avere tante curve. E quindi cosa però fa? Se potevamo immettere direttamente nella SS 51 ma no, a statale. Ma no. Ma che ti porta in Val Badia, che poi ti porta a Milano, che poi se ti vuoi ti prende il treno e ti vede. Ma non è più una pista da bob, ma cos'è sta SS 51. Ma va bene. No, okay. Zenna chicca. Questa Zenna chicca del, del nostro progetto. Sì, chicca, proprio dire che ma la chicca più bea del nostro progetto è, pensate, l'infermeria. Che è fondamentale. Che non è. Come non ghe? E non ghe, perché c'è coerenza. Ma non può essere. Non è che se non ghe il cronometro che è l'infermeria. È obbligatorio. Non è che l'infermeria. Che resta male il cronometro, dice, no, ma no, come? No. Ti metto 8 a mie e ti lasci a segreteria. Ma in tutte l'infermeria, le gare, scusate. In tutte le gare ci per cui l'infermeria... No. No, ma come no? E come non si avevamo fa? Bisogno dell'infermeria. No, ma se uno si non fa male... Non avevamo bisogno dell'infermeria perché ghemmo... E Bamboccin Gargason. E chi è? Cos'è il bambino più prodigio, più famoso del mondo? Guardate, fermo un applauso perché ha 11 anni. No, ne avrà ha 11 40. Anni. Ne avrà 40, ma va il Bamboccin, voi lo vedete così grosso perché se venne un suo latte mucca. Il latte se lo beveva mucca, se mangiava viva, viva. Non ci posso perché credere. Mettiamo il Gargason a posto dell'infermeria. No, ma serve un'infermeria adesso. Perché il piccolo Gargason, pensate, che me commuovo. Addirittura, ha fatto un'operazione a cuore aperto a una persona col bastoncino del ghiacciolo. Ma no. Solo perché ha guardato la serie Il Medico in Famiglia. Ah, beh, certo, basta guardare la serie. Mamma mia. Mi te dico, c'è una cosa, c'è incredibile. Mamma mia, sono e in dopo ha detto messa e risolto un delitto. Gargason. Perché ha visto tutto Don Matteo. No, vabbè, ma non può fare. Un applauso, cosa. Grazie Gargason. Ma grazie Gargason. Grazie, bello, ma guarda c'è figlio, mi vorrei avere tanto un figlio così. Vabbè. Ma sei bravo, perché sapete bravo, perché Gargason. È bravo? Perché sei beo, coraggioso, perché? Altruista, ha tutte le qualità, anche quelle che non esistono. Per cioè? Dire la Veneta, non che manca neanche il latte da gaina. Cos'è sta roba? Un proverbio? Non gli manca neanche il latte della gallina. È bellissimo, eh? Ah, sì, ah, un proverbio. Che bel suono che gasta ingua. Sì, è bello, il Veneto, in effetti. Ah, se nettare per le orecchie il Veneto. Senza esagerare. Perché e poi ci domandiamo perché il Veneto sia la lingua più parlata d'America. Ma non è la pensate lingua che da San Francisco a Boston... Boston sarà. Perché Boston è Veneto. No, è Boston. Boston, Battiston. Sì, ma è Boston. Vabbè, in America parlano tutti il Veneto, anche a Borsa di Wall Street. Ma cosa sta dicendo? Tutti urlano, ciapa, mola. Ma no. Nel Bronx ci sono delle gang che ti dice, dame is gay, se no te copo. Ma cosa sta dicendo? Non ma credo. No, dico mi. Ma... O dice lei. Cos'è? A Cassandra Clare. Ah, il famoso che ha messo libro. Nel libro, pensate, un regno fantastico dove tutti parlano il Veneto. Sì, ma è nel libro però. Dopo direi che ha dato inizio, diciamo, a questa stirpe dei libri Veneti. Dei libri Veneti. Si è sortito anche il signor De Anei. Ma no, non ci credo. È il trono de Peocci. E 20.000 moeche sotto il mare. Ma non ci credo. Ora pare che Tim Burton
sì. È veneto anche lui, Tim Burton, scusate. No, Tim Burton, l'aveva detto sta giusto. Sta girando un film, Camilla, nel paese delle meraviglie. Ma Camilla, povera per Camilla. Per cui, te è contenta Camilla? Ma sarà contentissimo. Per cui capite che sempre più, sono convinto, ma tanto, sì. Capite poi, per autonomia resonare. È una sua battaglia, quella dell'autonomia, certo. Veneto certo. Autonomo, certo. Veneto Stato, sì. Veneto Isola. Sì. Che isola? Ma cosa ma mia, posso, ti posso dire una cosa, Camilla Guadin Toldego? Cosa sta facendo, aiuto? Fernanda. Chi è Fernanda adesso? Mi me fa so tatuare. No. Proprio sul braccio. Ma cosa si fa tatuare? L'ho detto e ho fatto, proprio qui in diretta, ti prego vieni. Rampon Style, che sei Rampon Style? Ma chi è Rampon Style? Guardate Rampon Style, sei tatuatore professionista. È un tatuatore. Ciao Rampon. Allora pensate che lui è un parente alla lontana. Di chi? Del Mirko del Radio Più, del cugino del Mirko. Tutto che ruota intorno a Mirko. Allora Rampon Style, mi avvoglio che ti mettatui a seguente frase. Si fa tatuare la frase in autonomia diretta. Da regione Veneto indipendente e sovrana. Ma no, una stricca lunga, ci vorrà un po'. Vado. Vediamo. Vai Rampon. Sarà lunga, ma vediamola, dai. Vai. Sì. Aia, Rampon! Ma non è colpa di Rampon! No, Rampon! Ma come? Non è colpa sua? È così che ci si tatua. Cos'è che mi doveva tatuare? Autonomia Veneto della Regione. Buadin, cosa ti dici? Sai che forse invece è meglio stare in Italia? Forse. Buonasera Vittorio Feltri. Parliamo delle elezioni di domenica in Abruzzo. Sì, allora parliamo anche delle elezioni in Burundi. Ma perché? No, cosa c'entra? Candidato Bingo Bongo. No. Contro Birimbo Birambo. No. E quando cammino ci inciampo. No, non cominci, per favore, è un argomento serio, eh. Ma è lei che ha cominciato, cosa vuole che me ne frega delle elezioni in una regione popolata prevalentemente da montoni e pecore. No, ma non è vero, è una regione... Che sono poi quelli che vanno a votare in quanto parte più evoluta della cittadinanza. Ma non è vero, ma no. Infatti, non avendo le scuole, i seggi lì li fanno negli ovili. Sì, ma perché tutta sta crema? Non insulti gli abruzzesi. Ma non insulto, è la realtà fattuale. No. Gli abruzzesi stessi si definiscono capatosta. Ma quello è un modo di dire per dire... Lo sanno tutti. Che non gli entra in testa niente. Non è vero, no. Ma sì, perché hanno la testa di osso pieno. No, ma cosa sta dicendo? No. Sì, infatti non si dicono buongiorno, si salutano a testa. Ma non è vero, capatosta è un modo per dire... Le barzellette se le raccontano a testa. Ma per favore, no. Ma è non così, è così, no. Arrivo a dire che peggio degli abruzzesi... Aiuto... Sono le donne. No, questo no, proprio oggi, tra l'altro, che è l'8 marzo, la giornata della donna, quindi Lo sapevo, lo sa qual è la vera frase della Bibbia? Aia, quale? Tu, uomo, lavorerai con sudore, sì, e tu, donna, laverai il pavimento un minuto prima che l'uomo entri apposta per cazziarlo. No, questa è una sua propria invenzione. E poi sta sempre lì con questa lagna che è a parità di mansioni rispetto agli uomini, guadagna meno. No, non è una lagna, è verissimo ed è vergognoso. Ma sarà anche vero, però mediamente le arpie... Chi? Le donne? Vivono mediamente 5 anni più dell'uomo. E quindi? Per cui poi quando l'uomo schiatta sono le streghe che si beccano tutto il malloppo. Ma cosa vuol dire? Ma no, che ragionamenti fa? È per questo che io l'8 marzo non festeggio la giornata della donna, bensì il quarto anniversario del lockdown per Covid, perché? Che è stata una pestilenza nettamente inferiore alla donna, in quanto per il Covid il vaccino si è trovato, mentre per la donna il rimedio non esiste. Aiuto, guardi, basta così. Basta parlare male delle donne. Ma io non ne parlo male. Come io no? Le donne le adoro. E l'universo femminile lo rispetto nella sua interezza, a partire dalla Leotta fino a Mengoni. No, eccolo lì, lo vedi, niente così. Per favore. Ma per favore cosa? Ma non si possono dire certe cose. Io i generi femminili li amo tutti. Ma chi se ne frega? MILF. No. Cougar, Granny. No, Cougar, va bene. E mi chiami perverso, ma arrivo fino al genere estremo. Quale? D'Urso Venier. No.
La prego. E poi, la prego. Semmai non sono io che non rispetto la donna, ma l'Espresso che sulla Chiara Ferragni ha fatto la copertina immorale. Allora, l'hanno truccata come il Joker, no? E beh, secondo lei quindi hanno sbagliato a fare quella copertina? Cazzo, hanno sbagliato, sì. Ma perché? Hanno imbrattato quel visetto d'angelo. Vabbè, cosa c'entra senza adesso? Senza una ruga. E quindi? Che quando passi la lingua non trova neanche una asperità. No, vabbè, ma non vada ma su quella asperità. Ma piuttosto date due mani di vernice alla faccia della Berlinguer. Ma cosa c'entra adesso? Copritela con 10 centimetri di stucco, cosa che già fa un po' lei di suo. Allora, guardi, non inizi con Bianca Berlinguer ora. Ma no, dico solo che se la prendono con la Ferragni, che è giovane, è figa. Ma non è quello. E ha come nobile ideale fare il grano. Capito, mentre ma... il grano la Berlinguer lo fa spendere a Mediaset tutto in bollette per i fari sparati in faccia. No, vabbè. Che quando li accendono il martedì sera l'Italia viene illuminata a giorno e nessuno riesce a dormire neanche con le tapparelle chiuse. Ma perché deve fare sti ragionamenti? E ma... poi che ideale ha la Berlinguer su Rete 4? Ma come che ideale? Il una padre giornalista... frequentava la Casa del Popolo, lei con Corona fa casa a Vianello. Va bene, ha finito con la Berlinguer? Ma ha finito? Figuriamoci cosa cazzo me ne frega a me della Berlinguer. E beh, l'ha tirata in ballo, che non sta neanche nei tabulati venuti fuori nel caso dello spione della Guardia di Finanza. Ah, ecco, parliamo di questo, no? Perché pare si tratti di migliaia di conti spiati. Ecco, tra tutte queste migliaia non c'è il mio di conto. Meno male, che no? Invece volevo che fosse messo in piazza. Ah, sì? Sì, per dimostrare quanto negli anni ho guadagnato, ma soprattutto quanti cazzo di milioni di euro ho erogato in tasse. Perché? Milioni che poi sono andati sotto forma di reddito di cittadinanza. Ah, vabbè. Anche agli abruzzesi. Li lasci stare. Che hanno l'usanza di conservarli. Come? Facendosi una fessura in testa no. Tipo salvadanaio, visto che la testa ce l'hanno di terracotta. No. Buonasera, sindaco Sala. Povera Milano. Cosa c'è? Povera Milano, c'è tutto il mondo che vuol venire a Milano. Certo, bello. Ma Milano non è attrezzata per tutta la gente che vuol venire a Milano. Ma come non è attrezzata Milano? Povera Milano. Ma non è povera Deve Milano. Deve vedere che fatica che fa Milano. Ma non fa fatica Siamo Milano. Messi così male, un brutto momento, così non l'abbiamo mai visto, povera Milano. Ma così si lamenta? Uno dei miei mi ha detto che vogliono fare questo salone del mobile fuori salone. No, ma non lo vogliono fare. Povera Milano. Lo farete la settimana. Ma Milano è un grande evento. Ma Milano non è attrezzata per reggere i grandi eventi. Ma sei famoso ma tutto Milano il mondo. Non è mica Forlì. No, è meglio di Milano Forlì per certe cose. Mi ha detto uno dei miei che potrebbero tutti questi qui del fuori del salone venire in macchina. Ovvio, certo, la ma maggior parte. Povera Milano. Ma perché? Ma se l'immagina il traffico pesante che schiaccia a Milano. Ma ho capito, quindi io cosa... chiedo a tutti per favore, non usate la macchina. Ma non si può non venite in macchina, venite in macchina, ma non facciamo nemmeno il fuori salone. Ma no, povera Milano. No, ma stai esagerando. Poi scusi, come si muove la gente? Triplicate le corse del tram e delle metropolitane. Sì, boom. Ma come si boom? Ma questo lo può fare una grande metropoli come non so, Vasto. No. Ma no, mica no. Milano. Ma Milano è una metropoli, povera scusi. Povera Milano, stiamo pensando con uno dei miei. Cosa? Sai che ci sono le buche a Milano? Sì, ne abbiamo anche parlato, ci sono le buche. Allora mi è venuta l'idea con uno dei miei di riempire, perché magari mettendo delle cassette per l'elemosina, povera cosa? Milano. Dentro le buche? Che quando le macchine passano, se proprio vogliono andare in macchina, almeno mettono un'offerta dentro la cassetta. Ma sa perché lo dico questo? È una sa follia. Perché l'idea ci è venuta della cassetta? Sì, perché? Perché raccogliamo i soldi per ripiantare gli alberi, povera Milano. Ma cosa c'entrano gli alberi adesso con... Perché mi hanno detto che a luglio 23 c'è stato questo torrone del vento, perché oltre al torrone del salone, del traffico, delle buche, uno dei miei mi ha detto che c'è stato un torrone a luglio 2023, un vento di 7.000-8.000 km a orari, che ha fatto cadere gli alberi, povera Milano. Ho capito, è un incidente, succede. Ma tutti gli alberi vogliono Merina a Milano, ma non c'è mica il salone dell'albero, che noi abbiamo recuperati. No, ma non vengono Milano abbiamo recuperato... Alberi. Cosa, gli alberi? Dieci alberi. Ah, ne avete recuperati 10. Chiamato un designer del mio. Sì, a Milano è piena, certo. Li ha fatti diventare dei totem.
Totem, cosa sono? Ah, i totem, scusa. Con dei totem, li hanno attaccato una cassetta, sì, delle offerte. Sì, agli alberi. E speriamo che si riempa dei soldini, povera Milano. Guardi che stai esagerando con ne approfitto legge. A tutti, sì, per ricordare, non prendete la macchina. Se andate a piedi, sì, non camminate. Come non camminate? Perché ci sono gli alberi che col torrone vengono giù. Ho capito, ma uno dei miei mi ha detto di non andare vicino a, per esempio, ai palazzi. Anche ai palazzi. Perché c'è questo torrone dei cantieri, sì, che possono venire giù col vento del torrone. I ponteggi, possono cadere i ponteggi. No, ma ho povera capito, se la smetta. Cosa deve fare per uno che voglia muoversi a Milano? Andate a vivere a Forlì. Milano non ce la fa reggere tutti questi che vengono a Milano. Capite quanti torroni abbiamo a Milano? No, ma senta, lei sta esagerando. Per non parlare del torrone più grande di tutti. Aiuto, qual è? È che io sono sindaco di Milano. Lei lo considera? Milano. No, no, non si uno dei giù. Miei mi ha detto, perché non diventi totem, ti metti una cassetta delle offerte al collo e magari raccogliamo un po' di soldini che abbiamo sindaco di Milano. Ma vi rendete conto, povera Milano? Non ce la fai? Buonasera, Calenda. Lo facciamo noi. Cosa? Ce la fai? Cosa? Ce la fai a tirare un calcio nel sedere a Conte? Ma perché deve sempre... Ce la fai? Sì. A mandarla a casa in maniera seria? Sì. Vabbè, sto ma... cicisbeo populista filo putiniano, no, ma no, che mi fa venire mal di pancia. Vabbè, ma intanto ormai Bardi infatti... tutta la vita tutta la vita sì. Ce la fai Bardi con Bardi sì. Lei adesso Bardi! Appoggia Bardi, lei appoggia Bardi del centrodestra che però governerà coi filo putiniani della Lega oddio cosa oddio cosa c'è confusione. L'ha fatta lei semmai. Allora, cosa devo fare io? Cosa? Non stare da nessuna parte? Da nessuna parte? Ma come parlo? Ma ce la faccio io a stare da nessuna parte? Sì. No, però scusi, no, perché lei si è presentato da solo in Sardegna, col centro-sinistra in Abruzzo e ora va col centro-destra in Basilicata. Cioè... appunto. Allora, in maniera seria, sì, nel giro di un mese, me li sono girati tutti. Infatti... Infatti è un po', cioè non è proprio il massimo, no? Della coerenza. Cioè. Io in sì. maniera seria non sì. faccio politica. E cosa fa? Zapping. No. Ah, scusi, ma che logica è però? Adesso. È la logica del cambione. Del cambione? Io pur di fare parte di sto circo cambio idea in 10 secondi però non le fa un'ora e funziona adesso. Essere campione sì perché continuano a invitarmi nei programmi televisivi come se contassi qualcosa questo è vero è sempre in televisione come diceva Churchill forza campione non diceva così però scusi non rischia di perdere credibilità oddio cosa? Qui c'è confusione ma no è una domanda chi è che ce l'ha la credibilità Conte Beh, Conte, ma non lo so se ce l'ha che Conte. Mi fa venire il mal di pancia. Ma perché ce l'ha che appena lo nomino quel cialtrone qualunquista piano. Mi viene la colite. Addirittura la colite. Lei non ha idea quando vado al supermercato con mia moglie. Aiuto. E le dico, amore mio, mi raccomando, prendiamo solo cibo serio. Serio, sì. Senza zuccheri, bravo. Senza grassi, senza sì. sale. Solo cose serie e sane. Bravo. Ce la fai, amore mio? Ce la fai, amore mio, a prendere i broccoli, carote, lupini? Ce la fai? Anche con la moglie parla così. E bene. Lei mi dice, certo che ce la faccio. Ma poi l'alleanza col Conte la fai? No. Oddio, no, c'è confusione. Certo. E appena sento nominare Conte, sai che faccio? Che fa? Io esco dal supermercato col carrello pieno di Ringo. No. Salame e gorgonzola. No, vabbè. E mentre mia moglie guida per tornare a casa, Ringo, fetta di salame, no. gorgonzola e altro Ringo a chiudere. Ma certo che poi le viene il mal di pancia. Ma scusi. Infatti il mio partito, io non dovevo chiamarlo Azione, dovevo chiamarlo Imodium. Poi, guardi che non è una brutta idea. È per questo. Guardi che alla fine, però insomma lei... Doveva essere l'oppositore di Bardi, adesso è per vabbè. Questo che io dico alla Schlein, manda via Conte, basta, non ce la fai, non ce la fai, sì. lo faccio io. Ma cosa ce perché io sono entrato in politica per cambiare il paese. Ah, certo, sì. E non per tornaconto. Vabbè, questo vede, prima di entrare in politica il mio ultimo stipendio era di 3 milioni di euro. No, scusi, era 1 milione. 1 milione? Sì, tra l'altro aveva anche detto 600.000, 600.000? Sì, l'ha detto.
Ma oddio, ma qua c'è confusione. C'è. Quando l'ho detto 600.000? A un giorno da pecora. Avrò cambiato idea, sono un campione. È il suo stipendio però. Chiudiamo 800.000. Ma chi se ne frega di quanto prendeva? L'importante è che la Schlein faccia fuori quel peracottaro di Conte. Ma basta. Non ce la fai? Non ce la fai? Lo faccio io? Senta, ma perché è così ossessionato? No, ma... ci può spiegare una volta per tutte perché è così ossessionato da Conte? Perché Conte ha fatto il presidente del Consiglio, cosa che io ho sempre sognato di diventare. Ho capito. Conte ci ha fatto uscire dalla pandemia, cosa che io non avrei mai saputo fare. Ma quindi Conte poi ha ottenuto dall'Europa 200 miliardi del PNRR, che a me Bruxelles non mi avrebbero neanche fatto entrare. Ma allora scusi, Conte al 16%, io sono al 4%. Ho capito, però. Nella classifica del gradimento dei leader, Conte al 40% dopo la Meloni. Io non so. Sono neanche in classifica! È invidia, vede? E vabbè, l'ha messo! Ce la faccio io! No, basta! Ce la faccio io! Ma a fare cosa? A fare cosa? E basta! A fare cosa? Cosa deve fare? Ringo! No! No, no! Salame! No, 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 no! Non lo dica! No! Gorgonzola! No! Ringo! No! Cos'è sta roba? In piedi. Ma chi? Che la pace edilizia sia con noi, la pace sia con noi, la pace sia con voi e con il vostro catasto. Infatti, perdono farima con condono. No. Perdono, santa, la maggioranza che l'altro ieri mi ha salvato. Cosa? Il culo. Vabbè, sì, non è passata la mozione di sfiducia. Seduti, va bene. Dal TikTok, secondo Matteo. Ma cosa fa? Gloria a te, oh Matteo. Oh, mamma mia. In questo tempo, Matteo, guardando i sondaggi di Mentana, scopre che gli italiani vogliono la pace. La pace, molti italiani. E cosa c'è di più bello che vedere un Matteo vestito da padre Brown dare la buona Pasqua agli italiani parlando di pace, di cristianità, di famiglia, di tradizioni, di valori, con gesti di mani un po' assurdi, ma che rendono l'idea, che sostengono la spiritualità, che sgorga spontanea dal cuore, dalla lettura dei sondaggi. Gli italiani dicono no alla guerra e Matteo dice ecco. Pace. Poste mani, ma gli italiani cosa? Segano gli autovelox. Matteo, ops, glieli toglie. Risparmiandoli la fatica di di segarli. Gli italiani leghisti non ci votano più perché io candido Vannacci. C'è una rivolta nel suo partito, quindi cosa cambio fa? Idea. Sono felice idea di candidarlo a... Ci stiamo ragionando, e quindi... Cosa? In piedi. Ma lasci stare in piedi. E quindi... Il nuovo capo dalla lettera dei leghisti, dalla lettera dei leghisti che ce l'hanno con Matteo. Quella lì dei... Gloria a te, oh Matteo, quando eri al 30%, ora che sei all'8, ci hai rotto il cazzo. No, vabbè, mi ha fatto una sintesi un po' cruda. E Matteo risponde... Cosa? Guancia. Pace. Pace. Cioè? Guancia. Cioè? Pace. Pace. Succa. No. Congresso in autunno. Ma infatti l'ha annunciato. Datemi sei mesi. Per far cosa? Il tempo di cercare un altro lavoro o almeno di imparare uno. Ma no. Quindi... Oh, mamma mia, adesso... Seduti. Seduti. In piedi. In piedi. Seduti. Quindi. Non è un prete. Ma uno che muove le mani così. Sì, come non lei. Potrebbe forse insegnare... Uchiano, il tai chi. Sì, guarda. Secondo voi, alla Mulino Greng. Greng, bianco, cosa, Greng. Non potrei sostituire le braccia dell'impastatrice. Sì, guarda, e perché sarebbe no? Utile. Vigile di qua, hostess. Dove si muovono le mani, lei è perfetto. Tagliacarte. Tagliacarte. Oh, estrattori del numero dell'8. Ah, lo fa. E quindi...
Mamma tiro mia. Fuori un 4, un 4, che è la percentuale che prenderò all'europeo. Aiuto, aiuto. In piedi. In piedi, va bene, faccia come fatto. Seduti. Seduti, va bene. Piedi, seduti. Piedi, va bene, non è un prete. Non è un prete, senta, la smetta. Matteo prese il cracker. Cosa? Guardando lassù in cima, no, lo spezzò. No. Spezzò il cracker? Guardando i sondaggi e disse... Cosa? La mia carriera... Cosa? È finita. È finita. Andate in pace. Come il cracker. E sbriciolando i cracker, va si bene. Sbriciolava anche lui.